scorso, ci traghetti almeno su questo tema, come dice il titolo, verso il prossimo piano regionale di prevenzione. Sono qua invitati e presenti tre, diciamo, categorie di persone. Allora, i coordinatori locali dei piani locali di prevenzione, i referenti per il programma 1 scuola e diverse referenti di Unplugged, perché nel corso della giornata faremo un affondo specifico su questo intervento. Il mio intervento sarà abbastanza breve, essenzialmente per ricordarci e riassumerci tutti quanti dove siamo, perché stiamo lavorando su questo. È prevista un'azione specifica di monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze all'interno del programma 10 per il programma di governance, con l'obiettivo di attuare tecniche audit sui programmi del piano, un obiettivo abbastanza generale. Nel 2018 si è concluso il CCM 2014, 12 aprile del 2018 a Milano c'è stato l'evento conclusivo, dove sono stati presentati i risultati di due lavori fatti qua in Piemonte, uno proprio riguardante la scuola e che verrà ampiamente ripreso oggi, un altro riguardante la comunità urbana a Torino. Vedremo poi in seguito di riraccontarci anche tutta questa parte, non oggi comunque. È stata fatta una giornata di formazione, essendo membro del 2018, alcuni di voi erano presenti, diretto essenzialmente ai coordinatori dei piani locali di prevenzione, e è stato sistematicamente aggiornato il sito disuguaglianzadisalute.it e tra l'altro inviate anche 4 newsletter. Non vi preoccupate delle slide, non solo ve le anzi non ve le manderemo, ma sono disponibili già da oggi pomeriggio, perché probabilmente alcune slide serviranno anche per il lavoro di gruppo del pomeriggio su Google Drive, quindi aprendo poi il computer le potete vedere direttamente. Sul sito Disuguaglianza di Salute ci sono tutti i risultati, tra l'altro, del CCM 2014. L'anno scorso, durante questa giornata, avevamo fatto un questionario con l'obiettivo di valutare l'interesse a partecipare a un percorso di EA su specifici temi del PRP. E questi sono i risultati. Innanzitutto tutte le ASL ritenevano utile applicare i principi dell'EA a interventi di promozione della salute, e sono stati proposti alcuni progetti in cui le persone presenti erano coinvolte, per i quali essi ritenevano che potesse essere interessante occuparsi di equità. Li elenco: prevenzione serena, quindi in generale di screening, insomma, progetti con la scuola, promozione dell'attività fisica, counseling per fumo e alcol, welfare territoriale. Questi i risultati del questionario. Cosa è stato programmato nel 2019? Innanzitutto la partecipazione a iniziative nazionali, alcuni di noi, eravamo 4-5, hanno partecipato a queste due giorni organizzate dall'Istituto Superiore di Sanità a Roma il 6 e 7 maggio, nell'ambito di un progetto CCM, cioè un'azione centrale, di supporto al piano nazionale e ai piani regionali di prevenzione proprio sui temi dell'equità. C'erano tutte le regioni e è iniziato anche un confronto tra le varie regioni. L'altro obiettivo era realizzare una giornata di informazione dedicata ai referenti locali di specifici programmi. Siamo qua oggi, è proprio esattamente quello che stiamo facendo. Un'altra delle attività che avevamo previsto era quella di avviare un gruppo di lavoro misto ASL, DORS e insegnanti per creare strumenti per la formazione e accrescere le capacità di lettura e interpretazione dei bisogni della scuola. Ecco, forse su questo siamo ancora un pelo indietro, nel senso che il gruppo non si è ancora costituito. Sicuramente però abbiamo già programmato di presentare quantomeno alla rete SCE a gennaio, nell'incontro previsto a gennaio, le cose che stiamo facendo, che ci diremo oggi, e anche le conclusioni di oggi, quindi per avviare questo gruppo. Sta proseguendo la comunità di pratica avviata a Torino, appunto illustreremo questi risultati, probabilmente non ce la faremo entro quest'anno, ma insomma questa attività sta proseguendo. Realizzare un EA sullo screening del tumore
dolore del colon, questo almeno la fase iniziale di valutazione è in corso, e i primi risultati saranno presentati ai referenti dello screening, innanzitutto, il 10 dicembre prossimo. E intanto prosegue l'aggiornamento del sito disuguaglianzadisalute.it. Quindi tutte queste erano le azioni programmate nel corso del PRP 2019. Vi ricordo solo quelli che sono gli indicatori previsti dalla programmazione: un indicatore sentinella, che è quello dello screening del colon, la realizzazione di un corso di formazione sulla scuola, siamo qua oggi, sviluppo e implementazione del sito, vi ho detto che lo stiamo facendo. A livello locale non sono previsti degli standard, essenzialmente la partecipazione agli eventi formativi organizzati, e siamo quantomeno qua oggi. Quindi insomma, diciamo, ci siamo rispetto alle cose che avevamo deciso di fare. Quali sono gli obiettivi di oggi? Innanzitutto illustrare le analisi di equità utili per provare a riorientare i programmi e le azioni del PRP riguardanti il settore scuola. In particolare, con il lavoro del pomeriggio, proveremo a capire, rispetto ai contesti organizzativi locali, cosa c'è, cosa manca per applicare l'equità e come possiamo organizzarci, quindi delineando strumenti e possibili azioni di contrasto alle disuguaglianze da applicare nel prossimo PRP. È chiaro che qua noi sapete benissimo, siamo alla fine del 2019, quindi alla fine di questo PRP. Ed è proprio qua che io lascio in realtà la parola a Monica, perché a livello nazionale l'attenzione alle disuguaglianze è particolarmente importante, quindi volevamo darvi almeno un aggiornamento su quello che è il panorama verso il quale ci muoviamo, perché chiaramente noi stiamo finendo una programmazione, ma dobbiamo, con il lavoro che facciamo oggi, già proiettarci verso la prossima, ed è questo anche il senso del titolo della giornata di oggi.